Buongiorno. Che bello, che bello. Buongiorno. Come va? Che bello. Auguri. Chi ne sta ripigliando su? Non ha ripreso niente. Si è messo gli occhiali. Hai preso? La stagione, abbiamo la speranza, ancora non la certezza, di avere anche il budget degli extraregionali al di fuori del budget. Ieri ho parlato con Fatarella e ha dei dubbi su questo. Però non è ancora una certezza come sembrava al momento. Rafforzare il turismo a Napoli, perché dobbiamo cercare di recuperare il tempo perso e quindi lo sforzo che recupereremo sarà anche maggiore del solito. Diciamo che siamo indietro di 4 mesi, quindi questi 4 mesi vanno recuperati, come non lo so, ma che sia la stessa stagione dell'anno passato, io ritengo. Ma credo che con impegno, dopo quello di lavoro, con impegno, tutti quanti, sì. Perché noi abbiamo iniziato a dire che apriremo in maggio, però ancora la data non l'abbiamo comunicata e ovviamente iniziamo ad avere delle richieste, soprattutto per l'albergo e per gli alberghi è necessario determinare le date precise. Raggiunto l'accordo, una delegazione dei lavoratori stamattina si incontra con la dirigenza della Sateca per dare il via alla nuova stagione. È così, oggi è un incontro tecnico con la società, siamo tutti contenti che finalmente si inizia e si programmi la stagione termale. Noi, il nostro ringraziamento va a tutti quanti, quelli che hanno permesso che le terme andassero avanti e soprattutto la Sateca, la famiglia Ferrari. Perché per noi è una grande garanzia questo, allo stato attuale dove c'è molta disoccupazione. Noi adesso finalmente siamo contenti che il problema sia risolto. Speriamo poi in settimana di avere un incontro pure con i sindacati, ringraziando anche loro del loro operato e con tutti i lavoratori per renderli partecipi della stagione che va a venire, insomma. Comunque avete di fronte 2 anni di attività lavorativa perché si deve svolgere questa gara per la ricerca del nuovo gestore, ma ci sono 2 anni intensi di impegno e di lavoro. Noi l'impegno lo metteremo tutto, è il nostro dovere cercare di aiutare adesso la società che ci gestisce affinché si pubblicizzi al massimo e si renda tutto l'intero comprensorio termale efficiente. In modo da permettere a tutti quanti, anche i pazienti che vengono qui a curarsi, di trovare un ambiente sano, un ambiente bello e confortevole. Quindi non è soltanto un ruolo e una funzione della società Sateca per garantire questo ambiente sano, accogliente, eccetera, ma anche delle realtà comunali? Sì, sì, tutti insieme. Noi dobbiamo essere tutti una famiglia per un unico obiettivo, cioè che sarà quello di rendere questo territorio più bello che esiste di tutto il territorio. Durante le manifestazioni l'abbiamo vista troppo arrabbiata, adesso com'è il suo spirito? Era una preoccupazione grande perché ci lavoriamo a 30 anni, una società che non ci ha fatto mancare nulla, certamente ero preoccupata, adesso sono più tranquilla. Ma sto centro congressi è finito? Le cose si devono sapere poi. Il piano di soldi si è finito. La parla al Presidente perché c'è stato bloccato un finanziamento. Sì, sì. Vogliamo fare un giro. Ci
Sediamo? No. No, no. Non è proprio un modello, c'è un franco, ma c'è un modello di 3 più ampliato.